benvenuti alla recensione di questo nuovo prodotto che ho appena acquistato su Amazon. Si tratta di un polifosfato in polvere da utilizzare per il filtro anticalcare della caldaia. Ho deciso di fare questa recensione perché ho visto che in molti commenti e molte recensioni di questo prodotto diversi utenti hanno dato dei commenti negativi, ma a mio avviso lo hanno utilizzato nel modo sbagliato. Sono molti anni che ricarico i filtri della caldaia utilizzando polifosfati in polvere, che sono ovviamente molto più economici rispetto alle ricariche già pronte, e voglio provare se questo prodotto è altrettanto valido quanto gli altri che ho utilizzato in passato e spiegarvi come utilizzarlo. Allora, iniziamo col dire che normalmente queste polveri contengono dei polifosfati di sodio e di potassio. In questa confezione leggo che il prodotto contiene una miscela di polifosfati di sodio purissimo, non viene nominato il potassio. Non so se questo andrà a influire sulle prestazioni, lo vedremo dopo. Fondamentalmente il prodotto funziona in questo modo: miscelato con una piccola quantità d'acqua, come adesso vi farò vedere nel video, formerà un filtro a lento rilascio, per cui questo prodotto verrà rilasciato lentamente nell'acqua tramite questo dosatore, e andando nella caldaia fondamentalmente modificherà le caratteristiche chimiche dell'acqua, quindi si legherà con il carbonato di calcio, che è la principale fonte di formazione del calcare, eliminando appunto la possibilità di formazione di calcare all'interno della caldaia e delle tubature che sono a valle della caldaia. Allora, la prima cosa da fare è ovviamente quella di chiudere il circuito dell'acqua. Normalmente molti di questi filtri dosatori hanno un piccolo rubinettino integrato all'interno del dosatore, spesso posizionato in questa parte. Ne potrete vedere due esempi che vi compaiono qui in sovraimpressione. Nel mio caso io non ho questo rubinettino, quindi per poter eseguire l'operazione devo chiudere il circuito principale dell'acqua che porta appunto l'acqua fredda alla caldaia. Allora, nel mio caso il rubinetto che manda l'acqua alla caldaia è questo, quindi lo vado a chiudere per bene. Allora, adesso dobbiamo smontare il filtro. Un consiglio è quello di utilizzare sempre l'apposita chiave che viene spesso fornita insieme al filtro, perché utilizzando un pappagallo, una pinza o un altro attrezzo andremo a stringere questa ghiera, ovalizzandola o rischiando comunque di creare delle crepe e delle rotture sul filtro. Questo oggetto invece è perfetto per quella che è la nostra necessità. Vi consiglio di mettere una bacinella magari sotto la caldaia, perché ovviamente anche avendo chiuso il circuito dell'acqua qualche cosa rimane nei tubi e cade sempre. Allora, cercando sempre di reggere con una mano le tubature dove è ancorato il filtro per evitare di fare leva sull'impianto della caldaia, andiamo a utilizzare la chiave per svitare la ghiera. Ecco. Poi andiamo a rimuovere la ghiera e estrarre il filtro. Vedete, un pochino di acqua cade sempre. Allora, su molte recensioni e video che ho visto in giro su internet, la maggior parte delle persone inserisce la polvere direttamente all'interno del bicchierino. Io, per semplicità ma anche per maggiore sicurezza, utilizzo i vecchi bicchierini delle ricariche, dove sono normalmente forniti i filtri, quelli già pronti. In questo modo andremo uno a realizzare un diametro della pasticca che costituisce il filtro, che è maggiormente compatibile con quella che è il soffietto in gomma che troviamo all'interno del filtro, e due, andremo a tenere separata sempre la polvere dal bicchierino in sé, che ovviamente è fatto appositamente ma potrebbe comunque essere danneggiato a causa del calore che viene sviluppato dalla reazione chimica quando andremo a mischiare l'acqua all'interno della polvere. Allora, come da istruzioni riportate sulla confezione, vado a dosare all'interno del bicchierino due parti di polvere, a cui poi aggiungerò una parte di acqua. Cerchiamo di fare questa operazione più rapidamente possibile, perché se il bicchierino è ancora umido
della vecchia acqua, la reazione chimica potrebbe partire immediatamente. Ecco. A questo punto andiamo ad aggiungere l'acqua. Allora, andiamo ad aggiungere un po' d'acqua all'interno del prodotto. Allora, possiamo vedere che la reazione chimica già sta avendo effetto, lo si può capire principalmente dal calore che viene sviluppato. Ora dal video questo non si capisce, ma il bicchierino sta diventando molto molto caldo. Non c'è bisogno di mischiare né fare nulla perché è l'acqua che penetrando all'interno della polvere la andrà a solidificare, quindi diventerà di fatto come una sorta di sasso poroso che si scioglierà lentamente con il passaggio dell'acqua all'interno del filtro. Normalmente i prodotti di questo tipo si vanno a solidificare in dei tempi abbastanza rapidi, 4-5 minuti la reazione è avvenuta. I tempi che sono indicati su questa confezione sono più lunghi, ma secondo me non ci vorrà molto. Allora, come potete vedere, la reazione è avvenuta. Il bicchierino è ancora abbastanza caldo, quindi forse la reazione è in realtà ancora in atto, ma come potete notare, il prodotto è diventato duro come un sasso. Quindi, secondo me, abbiamo concluso l'operazione e possiamo provvedere a reinserire questo bicchierino all'interno del filtro. Allora, bicchierino col prodotto pronto, lo andiamo a reinserire all'interno del bicchiere del filtro. Un altro consiglio, alcuni filtri in commercio hanno questo bicchiere verde in vetro, secondo me il vetro è molto meglio di quelli in plastica, però questo è semplicemente un consiglio e soprattutto è importante che la ghiera sia in metallo e non in plastica, perché soprattutto se avete la caldaia all'esterno con gli sbalzi di temperatura estate-inverno la plastica rischia di creparsi e vi può causare delle perdite d'acqua. Quindi andrei sempre su prodotti di qualità almeno per quanto riguarda il filtro. A questo punto lo andiamo a reinserire allo stesso modo in cui lo abbiamo smontato. Diamo una pulita all'O-ring per evitare delle perdite. Andiamo a reinserire il nostro bicchierino e a riavvitare piano piano la ghiera nella sua postazione originale. Poi, sempre con l'ausilio della solita chiave, andiamo a serrare bene senza esagerare. Reggiamo bene il filtro in modo da non fare leva sul tubo. Vedete, se io non reggo il filtro, le tubazioni si muovono e questo ovviamente non fa bene alla caldaia, meglio evitare per evitare il rischio di perdite. Andiamo a serrare bene con la chiave. A questo punto basterà riaprire l'acqua e l'operazione sarà finita. Allora, acqua riaperta, come vedete non ci sono perdite fortunatamente. Il filtro è in posizione. Adesso non ci resta che fare un collaudo per vedere nei prossimi mesi come andrà e quale sarà la durata di questa polvere rispetto ad altre che ho utilizzato in precedenza. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se l'avete trovato di vostro gradimento, mettete un like qui sotto. Grazie mille.